Caro Cassarà, io non faccio sconti mai, voglio interrompere subito l'intervista. Non le dico con chi, perché sennò non è che... Ora mi racconta quella cosa con Baldini, che lei mi... No, basta, andiamo via. Per molto meno, caro Cassarà, un azzurro del basket mi ha detto: guarda, io ti sei giocato male la tua chance. Fate gli scherzi, Cassarà, mi racconta così la sua traiettoria, il bello di essere schermidore. Da quanti anni ai massimi livelli? Ma io ho fatto la prima Olimpiade nel 2004, l'abbiamo fatto ad Atene, siamo tornati da un paio di mesi da Rio. Purtroppo. Questa era la sua quarta? Sì, peccato. Gli anni sono? 32, a gennaio 33. Ne fa altre due? No, mi faccio... intendi da atleta? Perché magari l'allenatore non mai dire mai. Ma Mazzoni non ha smesso molto tardi? Vado a memoria. Ma, guarda, nella storia della scherma azzurra, quanti hanno fatto 5 Olimpiadi? Nessuno? No, Valentina le ha fatte, ma Angelo penso forse le ha fatte, per cui, ma guarda. Vabbè, donne è una roba diversa. Non mi dica che vive la giornata, eh. No, non vivo la giornata, vivo allenandomi in realtà e avendo un sogno di fare la quinta Olimpiadi, però non... Però deve passare, sì. No, pardon, perché confondendomi, a me piace scherzare, ma poi... Pensavo alla sesta io, addirittura. Ho sbagliato. Pensavo alla sesta, ma ho detto la quinta. La sesta sarebbe bello, sarebbe stato bello andare a vedere a Roma. Purtroppo in realtà. Mi ricorda di dov'è Vita, Morte, Miracoli? Perché Cassarà è un cognome. Io sono nato a Brescia, vivo a Brescia, mi alleno a Brescia. Ma la famiglia? Ma la famiglia è originaria della Sicilia. Paese? E mio nonno si è trasferito tempo fa. Parecchi anni fa, sì? da Gela, e quindi provincia di Caltanissetta. Si chiama o si chiamava? Si chiama il nonno? Andrea. È in vita ancora? No. E per cui in realtà adesso sto a Brescia. E fidanzato, sposato? Sposato da poco più di un mese. Con, spero, un atleta? Con un atleta, un'ex schermitrice. Si chiama? Sì, è inglese. E Italo. Cognome? Albini. Papà. Ma è stata azzurra, no? No, non è azzurra, no, perché è inglese. Inglese, esatto. È stata, ha fatto Olimpiadi? No, ha fatto mondiali, ha provato a qualificarsi per Londra, e però non c'è riuscita. Cassarà, mi ricorda il suo palmarès? In questi casi mi dicono i colleghi, l'elenco è brutto, se uno ha vinto tanto... Allora, io penso che... Medaglie olimpiche. Ha vinto 3 medaglie olimpiche. 3? 3 medaglie olimpiche. Quali colori? Ho fatto 2 ori e 1 bronzo. Di squadra? 2 ori a squadra e 1 bronzo individuale. Nel? Il bronzo? 2004. Ah, il primo. Perfetto. Mondiali? Mondiali conto un po' più. Facciamo le vittorie. 25 mondiali a squadra e 1 individuale. Bravo. Ricordiamo la disciplina, che in questo Fioretto. Momento... Fioretto. E poi europei? Chissà quando. Europei, 4 individuali. Nel ranking mondiale dov'è adesso? No, nel ranking mondiale ora purtroppo sono sceso alla 12ª posizione. Chi è il migliore azzurro? Il migliore azzurro è Garozza, che ha vinto l'oro individuale a Rio. Che numero è? Nero è 2, dietro l'americano, ormai gli americani sono bravi a fare tutto. Mi ricorda gli altri componenti della squadra? Siamo io, a Rio. Giorgio Avola, Andrea Baldini e Daniele Garozza. Quindi tutto a posto con... Mi ricordo più, Baldini, sì. Abbiamo vinto anche un oro olimpico. Com'è andata? Me lo dice qua, com'è andata la verità, com'è successo. Anzi no, non lo diciamo. Non ritorniamo su quei vecchi episodi. No, scherzo. Il maestro chi è invece? Il CT meglio. Il maestro e CT, che magari sono due. Esatto. Il CT è Andrea Cipressa. Veneziano. Mi ricorda di dove sono gli altri? Avola? Modica. Ragusano, quindi. Poi? A Cireale, Garozzo e Baldini, Livorno. E il maestro? Da quest'anno mi alleno con Eugenio Migliore, sempre Modica. Oh, una cosa simpatica, Cassarà. Era prima che inizi la cena. Esatto, una delle le ultime due. Se lei viene aggredito da un energumeno, no? Come dire, si difende istintivamente? No, cioè... Non ha l'istinto di affondare, cioè di spingere, come no, si difende? No, guarda, non c'entra nulla. Spero che di non ritrovarmi mai in una situazione del genere. E invece chi fa scherma? Vabbè, in che corpo di polizia è lei?
se no del centro sportivo carabinieri, ho ormai 14 quindi anni. Porta l'arma al porto d'arma? No, io non porto l'arma, io difendo i colori dell'arma tirando di scherma e ne sono molto fiero.